Salve a tutti e bentornati a Flora Sky. Siamo nella nuova città, ovvero Ota City. Porca miseria, che gioco di parole. Ok, livello 43 per Ironbird. Dovrebbe. No, non dovrebbe essere quasi vicino al 44, sta a metà più o meno. Comunque, nuova città. Direi che oggi possiamo esplorarla per bene. Qui abbiamo subito la palestra. Iris, che usa Pokémon di tipo volanti, quindi andiamo bene sia con Rainbow che Iceberg, e sia con Ragnarok perché. È Ragnarok. Non credo ci vogliano spiegazioni. Comunque, qui c'è un market. Dopo ci dovrei venire. Iniziamo a parlare con le persone. Questa città mi piace parecchio perché è fatta tutta con questi modelli di isolette sopra. Su cui sopra ci sono gli edifici. Molto bella. E iniziamo con le case inutili, dove ci sono persone inutili che fanno discorsi inutili. Non ti danno nulla di utile. Mi puzza di strumento qua dentro. No, forse non c'è, non lo so. Ok, con te ci ho già parlato prima. Via. E da questa parte abbiamo nulla. Perfetto. Salve. Non ce l'ho, Badio, mi dispiace. Pensavo fosse un guru pescatore, che almeno mi dava qualche amo decente, perché adesso non mi serve più, però. Comunque sarebbe stata una cosa bella. E qui nevica e non ho capito il perché. Salve bambina. Ok, città abbastanza inutile a livello di case. Infatti nessuno ti dice nulla di importante. Da questa parte c'è il percorso Z. Pokémon Z confirmed. No, dai, sto scherzando. Allora, palestra. Direi che è il momento di fare la palestra. Perfetto, proprio in stile palestra di Pokémon Smeraldo. Bene, benissimo. Allora, cominciamo. Ovviamente affrontiamo gli allenatori perché voglio allenarmi. Ci manda un Tropius. Perfetto, con Tropius andiamo bene per usare Skarmory. Dato che è anche di tipo erba. E due Air Slash bastano e avanzano. Perfetto così. Un'altra lotta e dovrebbe salire. Anzi no, altre due. Facciamo due. Lotta in doppio. Qui io direi di usare, sì, usiamo Deku perché voglio farlo salire un po'. Voglio approfittare della sua vicinanza ad Ironbird. So che potrei usare Rainbow e Ragnarok, ma quelli li terrò per la palestra, dato che non hanno bisogno di altro allenamento, non credo. Combi e PG8. Allora, Air Slash, Leech Seed. E cominciamo subito alla grande. Spirou. Allora, Steel Wing su Spirou che è al 40, Razor Leaf. PG8 conosce Recover, tra l'altro. E un altro è andato KO. Però ne hanno 6, quindi sarà una bella lotta lunga. Dai. Sperando di riuscire a concluderla in fretta. Ritira PG8 e mette Farfetch. Perfetto. Ci dovremo sorbire quel PG8 con Recover fino alla fine. No, Sing, no, ti prego. Almeno in queste palestre, vi prego. Allora. Facciamo così, uso il turno di Deku per curare Iron Bird, allora Awakening. Ok, facciamo così. Però saltiamo il turno, mi sa, infatti. Anzi no, non lo saltiamo, perfetto. Dunque, un altro Steel Wing. Razor Leaf. Spero basti per Chatot, ti prego.
No, per poco. E giù Farfetch. E ci mandano Swallow. Allora, Steelwing su di te, Razor Leaf. E mandiamo giù Chatot finalmente. Aia. Ok, Iron Bird al 44. Direi che abbiamo completato l'allenamento. Ora, finiamo giusto di mandare KO questo Pokémon e poi abbiamo fatto. Possiamo mettere davanti. Scusate, un rutto. Possiamo mettere davanti. Non lo so, penso di mettere Rainbow. Forza. Ok. Strano che Deku non è salito al 45. Quanto ci mette? Vabbè, gli manca poco. Mettiamo un attimino davanti Deku. Sì, so che è svantaggiato, ma voglio farlo salire. Allora, qui era un po' complicato. Così. Ok, lotta in doppio. Deku e Crown. Vediamo un po' che Pokémon ci mandano. Credo siano sempre comunque i soliti. Quattro Pokémon sono Skarmory e Jumpluff. Ok, qualcosina di più si può fare. Allora, prima di tutto inizio a fare Leech Seed. Poi Poison Sting su Jumpluff. E porca miseria, ha evitato l'attacco. Ha avvelenato Jumpluff, proprio quello che volevo. Mi sa che si sono invertite di nuovo le mosse. Porca miseria, odio quando succede. Anzi no, non è successo, perfetto. Facciamo così. E facciamo così. Forza. Finalmente è andato giù almeno Jumpluff. Ledian. Allora, contro Ledian. Direi che Poison Sting può andare bene comunque. Aia! Stai facendo del male. No, mi sbagliavo, perfetto. Buttiamo giù quel cavolo di Skarmory, per favore. No, no! Ho fatto tutta questa fatica per allenare lui. Uffa. Dov'è? Dov'è? Match punch. E si avvelena, perfetto. Va benissimo così perché l'avevo un po' tralasciato comunque Ledian, quindi se si toglie un po' di punti a ogni turno da solo è bellissima come cosa. Allora, qui cambiamo. Mettiamo Deku. Con te invece double kick, direi. Benissimo. E
Swallow è l'ultimo Pokémon. Sì, mi scuso se ci sto mettendo tanto tempo, ma devo fare gli allenamenti, quindi già. Molti di voi mi hanno consigliato di farlo fuori dalle parti, ma non ho tempo, ho giusto il tempo per registrare, figuratevi. E con doppio team, giusto per rompere un po' le scatole. E Lydian ancora non muore. Perfetto, Lydian è andato. Oh, Deku al 45. Ora se ci sale anche Crown, sono a posto. No, Crown non è ancora salito, purtroppo. Vediamo un po'. A 1800. Ok. È il momento di mettere Crown davanti. Allora, è un solo Pokémon che è un Pidgeot, però al 43, quindi non è facilissima come cosa. Inizia a usare agilità. È già diventa più veloce di me. Aia. Devo curarmi. Forza, e si avvelena giusto alla fine, quando ormai non serve più. Per poco non saliva. Allora, da adesso da che parte? No, non così. Allora, così. No, nemmeno. Aspettate, aspettate. Ok, abbiamo fatto. Benissimo. Ed è proprio Iris. Non è che si chiama Iris così tanto per. È proprio Iris. Wow. Ok, non curo i Pokémon. Non curo Deku e Crown perché tanto non li userò. Quindi. Bene. Possiamo andare. Ah, mega laggata. C'è proprio lei. 5 Pokémon, ok. Skarmory è il primo. Iceberg. Voglio provare una cosa. Agli avanzi comunque. Voglio vedere Surf quanto gli fa. Che è Stab, quindi dovrebbe fare pure di più. E infatti. Tropius, qui cambiamo. E mettiamo. Proviamo Iron Bird, vediamo se resiste. Double team. Colpiscilo, ti raccomando. Lo sapevo. E lui rimbalza. O vola, non ho capito bene. Comunque. Ok, ho usato volo. Critical Hit mi ha tolto così poco. Ok, potevo anche non curarmi, forse. E giù Tropius. Swanna. Contro Swanna. Ragnarok, giustamente. Thunderbolt. Protezione, giustamente. Pidgeot. Facciamo così. Metto un attimo Crown, poi lo tolgo. Giusto per fargli fare il livello 45. Pokémon e togliamolo. Mi sa che anche Pidgeot ci saluta. No, invece no. E ora ho paura che con questi due double team mi possa rompere le scatole.
Iperpozione, anche questo me l'aspettavo. Infatti ho usato Thunderbolt e colpisce lo stesso. Ma che grande che è il Ragnarok. Ok, Crown al 45. E vuole imparare... Oh, finalmente una mossa decente! Earthquake. Al posto di... direi... Peck. Sì. Tornado. Oddio, Tornadus? Davvero? Wow. Usa pure un leggendario la signorina. E ce l'abbiamo fatta. Oh, sarà tardi. Il contest Master Rank è cominciato. Sai che mi piacciono veramente tanto i Pokémon Contest. Spendo molto tempo a prepararmi per questi eventi. Sono di fretta, scusa. È la medaglia! La medaglia! Mi serve la medaglia! Quindi ora devo tornare alla città che stava sotto. Sì. Mi sa proprio di sì. Ok. Direi che per oggi ci possiamo salutare qui. Nella prossima parte torneremo alla città precedente a vedere dove sta Iris e a prenderci la nostra medaglia. Per oggi è tutto e alla prossima. Bye bye.